lo sport, se vogliamo, è la valorizzazione piena di quello che è la potenzialità dell'uomo nel suo fisico oltre che nello spirito, per cui qualsiasi tipo di sport, il ciclismo, ma anche il calcio, anche il nuoto, tutto lo sport in genere è valorizzare quello che è un dono di Dio, che è il corpo umano. E quindi questo lega molto bene, in questa unità c'è fede, c'è vita, c'è tutto, e quindi non siamo lontani dalla verità nel dire che realizzare il corpo significa vivere bene intensamente la fede. Per quanto riguarda il ciclismo in Calabria, a parte qualche nome come Faraca, Coppolillo, Sgambelluri, perché secondo lei non si riesce a decollare come si dovrebbe, nonostante ci siano società come lo Sporting Club che hanno numeri e qualità per emergere? Perché da quello che mi sembra è un po' calato l'interesse del ciclismo in Calabria, soprattutto perché non c'è più il Giro della provincia di Reggio Calabria, non c'è più il Giro della Calabria. Mi ricordo che una volta c'era anche il Giro della Calabria per dilettanti, tra l'altro vinse due tappe Marco Pantani. E non ci sono, o sono troppo poche le gare organizzate a livello giovanile. Ecco, bisognerebbe ricominciare da qui, dare linfa a quelle poche società ciclistiche che ci sono, organizzando anche delle corse. Quindi bisognerebbe ripartire da quei campioni che tu hai citato. Io tra l'altro sono amicissimo di Michele Coppolillo, perché adesso vive in Romagna, vicino a casa mia, è stato uno dei primi insieme a Faraca, poi c'è stato Sgambelluri. Ecco, è una regione che potrebbe e deve dare molto di più al ciclismo. In un museo viene preservata la storia dei luoghi e delle persone. Lo stesso avviene oggi con un evento come il passaggio del Giro d'Italia e le consegne del trofeo, capace di non far dimenticare i luoghi incantevoli della Calabria. Capace di farli scoprire a chi magari non ha mai varcato la soglia di questo museo e farli riscoprire a chi questo museo lo conosce, però non ha ancora l'abitudine di visitarlo con frequenza. Noi ci teniamo molto a fidelizzare i nostri visitatori, a dargli cioè comunque sempre occasioni nuove per rinnovare questa visita. Avere presente il trofeo, che diventa una specie di testimonial del momento, è una occasione in più per venire a visitare questo splendido museo. Assessore, come si prepara la città di Mileto a vivere questo evento unico in Calabria, oltre la tappa di Castrovillari, però sembra che Mileto abbia una marcia in più. Sì, allora Mileto si prepara con grande entusiasmo, è un enorme piacere avere questa manifestazione qui a Mileto, e quindi tutta la cittadinanza è felice di ospitare tutte queste persone che vengono in questi giorni, e ringrazio il presidente dello Sporting Club, Mimmo Buzzomì, che ci ha fatto onore di questo evento, e in più l'amministrazione, il sindaco e tutti. A parte il trofeo, la riconoscenza del pubblico e la stima dei colleghi possono essere ancora considerati più che un valore? Sono dei baluardi, sono qualcosa, i valori dell'amicizia è una cosa di una grandezza unica. La testimonianza che io ho avuto in questi giorni da parte degli amici sportivi è stato di una grandiosità unica che io nemmeno l'aspettavo. Se si pensa che avevamo organizzato una cena di ringraziamento il 14 sabato scorso a Milano, e contemporaneamente c'era la cena da Faustino Coppi, e quindi gli amici non sapevano come dividersi, e Faustino Coppi ha rinunciato a mio favore alla cena che avevo organizzato. Questa è una grande testimonianza di affetto e di amicizia che io ho avuto da parte degli esponenti, sia della Gazzetta sia del ciclismo, da parte di tutti.
Il Giro d'Italia per lo Sporting Club Mileto, un volano per spingere i ragazzi, i giovani a intraprendere questo sport, magari, non si sa, magari domani ci sarà un nuovo Faraca, un Coppolillo, uno Sgambelluri proprio da Mileto. Allora, noi ce la stiamo mettendo tutta. Intanto volevo fare una premessa. Se questo Giro d'Italia parte da Mileto, e soprattutto da Mileto e dalla cattedrale, dal sagrato della cattedrale, lo dobbiamo a Mimmo Buzzomì, presidente dello Sporting Club Città di Mileto, anche perché le sue amicizie con i dirigenti di Rai Sport, con i dirigenti e giornalisti di fama internazionale riferito al ciclismo e della Gazzetta dello Sport, e naturalmente con tutto il gruppo RCS, che stima e ammira Mimmo per il suo modo di fare, e per questi motivi Mimmo e tutti noi dello Sporting Club, e il Vescovo, che è il nostro presidente onorario, nominato 2 anni e mezzo fa, quando noi abbiamo scommesso per questa partenza del Giro d'Italia, oggi è una bella e meravigliosa, unica, storica realtà. Per quanto riguarda i giovani, noi ce l'abbiamo messa tutta negli anni passati, anche perché con Bici Scuola noi dello Sporting Club abbiamo promosso, non abbiamo fatto solo ciclismo, abbiamo fatto anche cultura con le scuole in tutto l'interland della provincia, in 5-6 cittadine della provincia di Vibo Valentia abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di dire ciò che vogliono della propria città, e quindi abbiamo fatto un progetto insieme alla scuola, Pinocchio in bicicletta. L'abbiamo presentato sia a Mileto, sia a Serra San Bruno, sia a Vibo, sia la dottoressa Nardo, infatti, ci ha dato questa opportunità, ha convocato tutti questi ragazzi, ha diramato questa circolare, e noi abbiamo fatto anche cultura con i ragazzi, con i bambini di scuola elementare e anche con i più grandi. I bambini hanno realizzato dei disegni eccezionali e hanno detto cosa vorrebbero loro nella propria cittadina. Le piste, le famose piste ciclabili, il verde attrezzato, e poi abbiamo fatto fare anche dei compiti ai ragazzi della scuola media e del superiore. Quindi noi non ci siamo mossi solo ed esclusivamente con i ragazzi per fare solo sport, ma anche cultura, con la scuola, con i dirigenti, sia in contatto con il ministero e con l'ex provveditorato.